bisogna capire. È già difficile interromperli adesso, figuriamoci durante la puntata. Ma ben ritrovati qui a Pronti Via! Che bello, siamo ritornati qui alla concessionaria Auto Roma, anno nuovo 2024, che già si preannuncia scintillante. Oh, sicuramente, guarda, questa direi quasi esplosivo. In effetti qui avete la nuova tecnologia, tutte le nuove colle, le nuove sedie, l'impostazione eccetera eccetera. Beh sì, effettivamente è un anno che si presenta quasi esplosivo, perché in effetti tra tutto quello che è successo, che vi racconteremo in questa puntata, vedremo un po' cosa succederà poi all'inizio del primo Gran Premio, che si dovrebbe svolgere, come avevamo detto, sempre alla fine di questa settimana. E vediamo un po', abbiamo qui un altro nuovo nostro caro amico, il padrone di casa, in poche parole, eccolo qua. Eccoci qua anche con Antonio, ecco. Ciao a tutti, ma sono onorato prima cosa di essere al fianco dei due esperti e procediamo, partiamo con questa nuova stagione. Grazie a tutti, un buon ascolto. Bene, li avrete già riconosciuti perché si sono autopresentati, volevo introdurli, ma non ci sono riuscito perché sono partiti subito, anzi Arturo è qui che freme, quindi Arturo Merzario, Patrick Cantù e poi abbiamo Antonio e c'è anche Ligio che sta nascosto, però qualche volta ci sarà occasione di vedere anche lui. Prima notte importante. Mi ha già fermato. Patrizio giustamente nuove sedie. No, non è vero. Questi sono degli scran, sai cosa vuol dire? Ah, giusto. È molto più importante lo scran che una scrana qualunque. Vero, veramente. Vi vedo belli comodi, mi raccomando, non addormentatevi però su queste sedie. No, queste che potrebbe succedere, non possiamo, ci mancano solo le cinture di sicurezza. È un bel volante, ma io sai, pronti tu sai che io ho sempre tenuto, ero restio le cinture, ero sempre tenute le vette, tengo sempre le vette, perché devo uscire per i fatti miei. Abbiamo comunque un bel DNA Racing qua, assolutissimamente, non manca proprio nulla. Andiamo che è più importante. Ecco, vedi, ho messo una giacca rossa così a caso. Ma no, guarda, pure il cappelluccio del micro. Sì, rosso passione, porta bene. No, iniziamo con un argomento. Prima ancora di parlare del campionato, perché ormai non ne parla più nessuno, Hamilton in Ferrari. Ah, beh, è vero. Quante trasmissioni, quante puntate abbiamo a disposizione per parlare? Abbiamo 5 minuti, Arturo, non di più, su questo argomento. Hamilton, effettivamente, veramente è la ciliegina, come si dice, sulla torta. Se poi tutti si aspetteranno che le prestazioni che andrà a fare la Ferrari già quest'anno sia merito di Hamilton, e qui allora mi dispiace, non sono d'accordo, perché tutti già pensano, e poi chiudo perché altrimenti c'ho tutta la trasmissione per me. Passiamo il micro e le osservazioni agli amici. Per cui, pensateci bene, quest'anno Ferrari sicuramente avrà delle prestazioni più valide degli anni passati, ma non perché hanno ingaggiato Hamilton, sia ben chiaro, perché ha già due signori piloti. Adesso dipende da cosa gli metteranno a disposizione e soprattutto chi sarà a dirigere al muretto, visto che il muretto decide per il piloto. Ma Patrizio, io mi sto mettendo nella testa un po' di Leclerc, che vedrà arrivare questo Hamilton già osannato comunque, e tra l'altro lui adesso sta correndo in un team comunque Mercedes e parla di Ferrari. Quali sono gli animi, insomma, che atmosfera c'è? Ma guardate, è una cosa veramente un po' inusuale, perché per l'amor del cielo, in effetti secondo me è anche un po' sbagliata, perché giustamente mette in risalto alcune problematiche poi in termini di marketing, sia dalla parte della Ferrari che dalla parte della Mercedes, perché io se fossi la Mercedes proibirei a Hamilton di parlare di qualsiasi cosa che discute in merito alla Ferrari, almeno esattamente fino al 31 dicembre del 2024. Poi dopodiché poi evidentemente è libero di fare quello che vuole, ma ecco, questo invece per quanto riguarda Leclerc, che tu mi hai domandato, ma Leclerc ho torto collo, ho dovuto accettare. Evidentemente ha accettato con tanti zeri che gli hanno proposto nel suo cuore, e poi alla fin fine è diventato anche un po' ufficialmente, anche se non ufficiosamente, ma il numero uno per quest'anno e il numero magari perché non so esattamente come andrà a finire la stagione, quindi secondo me dubito che poi accetterà di fare il vassallo
comunque Hamilton, che comunque Hamilton arriva a 39 anni, ragazzi, cioè non arriva più che un ragazzino. E secondo, per me è tutta una grossissima operazione di marketing, bravissima la Ferrari, magari che è riuscita a farla, però un'operazione di marketing in che senso? Anche perché si vocifera, non prendetela come l'oro colato, ma si vocifera che praticamente Hamilton è arrivato perché sarà un po' l'uomo di punta anche per tutto ciò che sarà il prossimo marketing, e anche soprattutto anche per quanto riguarda la moda, non la moda, dove lui è, poi è quello che interessa di più a Hamilton, che è un po' legata alla famiglia Elkann. La moglie, la signora Borromeo, la moglie di John Elkann, è una nota stilista ormai anche in alcune parti. C'è un'eventuale possibilità che Hamilton ci porti dietro l'MDH, che è praticamente la più grande azienda di tutto ciò che è abbigliamento, eccetera, moda nel mondo, con Arnold, che praticamente sarà un magnanimo sponsor probabilmente di questa nuova linea Ferrari. E quindi ecco che qui tutta la torta viene fatta in funzione di questa operazione. Poi vedremo cosa succederà. Io mi auguro che francamente però lo sport poi alla fine prevalga, perché qui stiamo veramente ormai, tutta la Formula 1 sta prendendo ormai troppo un allure, direi veramente televisivo, americano, spettacolare, ma si conta sempre meno quello che si produce. Macchine assurde, perché francamente saranno macchine sempre più complesse. Per giunta però, delle volte hanno a che fare ancora con i tombini, che mi viene da ridere tutte le volte che vedo dei tombini che si rompono nelle varie piste, ma comunque a parte questo, cioè, ecco, questo è il nuovo sport che praticamente, che poi vi racconteremo durante la cosa, è quello che è successo poi durante questi 2 mesi, neanche in 2 mesi è successo di tutto. Bene, Antonio, tu se vuoi intervenire, mi raccomando, intervieni, perché è difficilissimo, tra Arturo e Patrizio. Sì, due campioni della parola e anche del volante è difficile. No, in effetti volevo dire questa cosa, mi ha anticipato un po'. Patrizio, il DNA sportivo sta venendo un po' meno in favore del marketing. Adesso sarà Liberty Media, però anche prima che arrivasse Liberty Media, probabilmente c'era già questa trasformazione. Si parla sempre meno di sport e di forse business. Sempre più di business, ed è un peccato per i veri appassionati. Chiaro che l'operazione di Hamilton, addirittura un anno prima annuncia un pilota, è fatta per creare più interesse e per avere, insomma, con altre motivazioni, per avere altri scopi e obiettivi. Questo è un peccato per i veri appassionati, però purtroppo stiamo andando in quella direzione. Anche voi da casa, se avete qualche domanda o curiosità, mi raccomando, scrivete sempre all'email info@shmotori@gmail.com. Però, voglio essere qui. Ma già interrotto, Arturo, non ho fatto in tempo a fare la domanda. Non volevo fare una precisazione quanto ha detto Patrizio. Sì, è vero, ed è sbagliatissimo che un pilota oggi sa che l'anno prossimo, fra 3 mesi, da un'altra parte, però corre per la mia squadra. Quanto darà alla mia squadra sapendo che prossimamente va in un'altra squadra? Se poi dovesse pensare, e se avessi un incidente e resto per il momento disabile alla guida, eccetera, eccetera. Si è tolto quello che era d'abitudine, che era stato accettato da tutti i team, compresi i garagisti, detta alla vecchia maniera, dal perimetro Ferrari, dove i passaggi dei piloti o delle squadre o dei puri meccanici si dovevano effettuare e comunicare dopo il Gran Premio d'Italia. Esatto. Questo dal 1951, non dall'altro articolo, non dall'altro articolo. E quindi tutto è sbagliato. Ma perché? Perché hanno cominciato a copiare quello che è il mondo del calcio. Ma l'automobilismo non ha la mentalità dei calciatori, no, del calcio, anzi, sottolineo, devono stare separati, perché è un altro mondo e ci mancherebbe. Adesso come mi provo? Avete parlato di cambiare squadra, ma qui non è cambiare squadra, qui sta parlando di andare in Ferrari, e qui Ferrari non è quel sogno di qualsiasi pilota. Ma certamente. Ma però devi dire che cambia squadra, perché fino al 31 dicembre, certo,
Hamilton correrà e spero che difenda a spada tratta tutto quello che è le sue capacità per il marchio che finora da, diciamo, l'ha cresciuto e l'ha fatto diventare quello che è diventato, altrimenti Ferrari se lo sognava, hai capito? Di conseguenza è sbagliatissimo. Ma adesso si sta parlando di Mercedes e di Ferrari, ma è uguale nella tua squadra, tutto stesso, tutto uguale. Anche le remoto arriveranno. Speriamo che non arrivi la radio, perché altrimenti siamo rovinati. Bene, ormai siamo quasi ai nastri di partenza sia per la Formula 1 e la MotoGP, appunto sono state presentate le monoposto. E rimanendo sempre in termini di Ferrari, è stata la presentazione in stampa, che io personalmente ho anche seguito in live streaming, ma è durata neanche 2 minuti, è stata una presentazione non proprio stato lampo, è sempre dopo stato così? Ma sì, sono state tutte delle presentazioni praticamente fatte in streaming, cioè fatte via telematiche, satellite, eccetera, eccetera. E devo dire una cosa, la Ferrari è stata l'unica che effettivamente ha presentato la vettura veramente nuova. Le altre in parte sì, ma in parte no. E in parte addirittura erano camuffate quasi su alcune situazioni, aspetti, eccetera, eccetera. Anche perché la maggior parte poi delle cose sono sotto queste vetture, cioè sotto praticamente il pianale di quelle all'interno. Vetture, all'interno, quindi cioè, francamente c'è ben poco da vedere. A parte alcune soluzioni, appunto le pance, eccetera, eccetera, che hanno più o meno modificato, alcuni hanno rifatto il buon Newey, infine è stato ancora il più bravo di tutti, perché si è visto poi nei test che come ha reagito la nuova Red Bull, praticamente è rimasta sempre davanti. Non di tanto, devo dire, ma comunque qualcosa effettivamente, e non sappiamo evidentemente anche qui quali sono effettivamente, sì, sul long run qualcosa è emerso, la Ferrari è riuscita a stare abbastanza davanti e delle volte ad avere un minimo scarto dalla Red Bull, poi però il resto, tutti gli altri, devo dire, hanno arrancato come al solito. Il più onesto è stato Alonso, che ha detto chiaramente che per lui la vettura quest'anno sarà più o meno uguale a quella dell'anno scorso, quindi dovrà lottare come può. La Mercedes è stata un po' a guardare, anche se poi alla fine, all'ultimo mezz'ora, diciamo così, dei 3 giorni, ha fatto un po' di exploit con Russell, ma poi andiamo a vedere. Ecco, c'è da dire che il buon Hamilton non ha provato nessuna novità. Questo è, cioè ha provato ovviamente una vettura fatta di fare, ma incominceranno evidentemente a togliergli magari certi privilegi delle novità. Ma non è che alcuni non vogliono scoprire proprio tutte le carte, perché se guardiamo proprio la vettura di Verstappen, la Red Bull, a me sembra completamente diversa rispetto alle altre, proprio per il design, la fisicità, insomma, io ho sentito che Red Bull ha studiato di più la parte superiore per far passare l'aria, piuttosto che impegnarsi a studiare meglio la parte sotto. Guarda, invece c'è tutta una teoria che sarebbe lunghissima, magari faremo una trasmissione solo esclusivamente per questo, e che in parte è stata studiata un po' da tutti, in parte addirittura dalla stessa FIA, che ha capito effettivamente dov'è il vantaggio che la Red Bull aveva in questi anni ha praticamente dimostrato. Ed è un vantaggio estremamente complesso, che implica il DRS. Loro hanno una cosa, un DRS, ormai hanno un meccanismo, chiamiamolo così, questo per dirla molto velocemente, hanno un meccanismo che fa funzionare il DRS, che funziona sempre, cioè dall'inizio alla fine del dell'entrata dell'area dove tu puoi usare il DRS, l'ala si muove in continuazione in funzione di quello che è la pista, in funzione di quelle che sono le gomme. E quindi hanno, per far funzionare questo, hanno una struttura idraulica interna che è complessissima, e devo dire che francamente probabilmente è quello che effettivamente, perché in effetti quando si vede che appena applicano il DRS la Red Bull è sempre stata una vettura che sembrava che aveva una molla dietro, che un lampo, quindi effettivamente è questo. Quindi allora, questo per dirla molto velocemente, ma ci sono degli studi che sono preso la pena, o basta la pena di andare a guardare. È un libro che effettivamente è stato fuori. Ovviamente sono dei grandissimi studi che sono stati fatti in area del vento, e nello stesso tempo poi nell'idraulica, che effettivamente è complessissima. E fa funzionare tutto, perché attenzione, fa funzionare
l'assettaggio delle sospensioni, fa funzionare il settaggio di alcuni punti di altezze, cioè è una cosa veramente complessa. Io volevo tornare, se mi permette, ancora sulla faccenda presentazione squadra. Chissà quante ne avrai vissute tu. Sì, ecco, volevo proprio arrivare a questo, senza toccare sempre l'argomento Ferrari che è palese. All'epoca, a fine stagione, per la presentazione dei programmi dell'anno dopo, era un orgoglio per i costruttori, i piccoli team, l'improvvisato, diciamo chiunque, presentare delle novità giuste, belle, sbagliate, funzionanti. Ed era motivo di orgoglio per i tecnici, dire io per l'anno prossimo ho programmato di utilizzare questo aggeggio. E tutti dopo, nella stagione che veniva, si dovevano, se funzionava, adeguarsi a farlo. Oggigiorno, con la tecnologia elettronica, computerizzata, provano già tutto ai simulatori, provano tutto in laboratorio, per cui cosa fanno? Quando fanno le presentazioni, le fanno più scale del solito, e non perché? Perché hanno paura che la concorrenza veda e possa già interpretare il bello e il brutto, quello da evitare o quello da utilizzare. È per quello che queste presentazioni, sai, io ero abituato sia in Abarth, in Corbeo, in Ferrari, che si faceva, il vecchio faceva la conferenza stampa al Fini prima e poi dopo il Gatto Verde sopra il Maranello, poi è arrivato Fiorano come pista, si faceva gli inviti, cioè era una festa nella festa, al di là che poi la macchina, il mezzo meccanico ottenesse quei risultati che tutti speravano, ma era tutta una questione veramente per tutto il mondo. E invece l'ultima che ho fatto, io onestamente devo dire, non ho visto nessuna presentazione, perché quello che ho fatto vedere in TV, in streaming, come si usa dire adesso, mi sembra veramente... Non aggiungo il mio pensiero. Poi tu sei esperto in tecnologia, no? Potrei scatenare la terza guerra mondiale. No. Ah, mi sono dimenticata. Lui c'è sempre. No! Lui c'è sempre. Lo chef. Ma c'è sempre. Chef. Sì, adesso il famoso chef, ecco. Certo. Ci metteremo anche a cucinare un piatto di pasta prima. Famoso chef, sono strano. Guarda, vi girate anche. No, vi giremo. Guarda. Ma è che sta uscendo la mare? Si alza, vedete. Prove di comfort in diretta. Veramente, guarda, è una cosa spettacolare. Veramente, ottimo. No, beh, purtroppo siamo entrati in un'altra dimensione. Il motorsport è completamente cambiato. Devo dire la verità, difficilmente penso che sia io, che Arturo, che gente che effettivamente l'ha vissuto e l'ha fatto, soprattutto come loro, nel motorsport, nella loro vita, si troverà bene in questa nuova... perché le vetture, che ne dicano, poi esteticamente sono tutte quasi uguali. Cioè le forme, cioè voglio dire, sì, variano di poco, magari belle, le pance, tutte belle. Esatto, le pance, eccetera, ma le forme, guardate solo la Lettona. Se gli togliete gli sponsor, voglio vedere quanti riconoscono uno piuttosto che un altro delle volte. Cioè, quindi veramente, francamente, non so, mi sembra una cosa, poi sono lunghissime, queste vetture sono diventate ancora più lunghe, cioè è una roba allucinante. Ci sono alcune foto, alcune cose che vedono le vetture in cui noi abbiamo vissuto, un'epoca in cui abbiamo passato, eccetera, eccetera, negli anni 70, tanto non parliamo del 60, dove sembravano dei formulini, sì, eccetera, eccetera, ma anche negli anni 70, 80, eccetera, fino al 90, erano completamente diverse. Più corte addirittura di quasi un metro, cioè quindi vuol dire... cambiate larghezze, eccetera, eccetera, le timoni. Fino all'estremità, quando Forghieri fece la V3, era più 20 cm più corta di tutte quelle già corte. Infatti. Ma Patrizio, quest'anno, secondo te, queste bellissime, meravigliose, monoposto, saranno più preparate quando incontreranno, passatemi il termine, questi tobleroni da pista oppure no? Ma tobleroni, tutti... pensi a quelli che sono i cordoli o cordi di questo genere. Sì. Ma i cordoli, secondo me, andranno sempre più appiattendosi, perché inevitabilmente si dovranno appiattire.
perché sennò sarebbero tutte le vetture che sono ferme, perché sono talmente lunghe che se ti prendi qualcosa davanti ti distruggi il fondo, e siccome il fondo è quello che crea inevitabilmente, no, ma dico, c'era anche prima questa problematica, ma adesso è ancora più aumentata, quindi cioè, e francamente stavamo dicendo prima i tombini, no? Cioè una roba assurda, no? Perché cioè, passa una vettura di quel genere lì, siccome pesano molto di più, anche queste vetture distruggono anche molto di più, perché distruggono anche i tombini, distruggono molto più il cordo, vedremo, dobbiamo vedere cosa succede su certe piste. E poi qui si tira evidentemente a fare certe piste che evidentemente sono tutte quasi, loro le chiamano cittadine, ma per modo di dire, possono essere cittadine fino a un certo punto. Cordoli mi stanno venendo in mente negli anni 80-90, i cordoli per esempio dell'autodromo di Monza, che erano alti 20 centimetri, per cui non solo le vetture turismo dovevano saltarli e facevano voli non indifferenti, ma anche purtroppo nel monoposto erano costrette per recuperare un buon tempo sul giro a passarci sopra e a saltarli con meccanica molto stressata, e poi piano piano nelle piste si sono visti questi abbassamenti di cordo che hanno cominciato a mettere dei dissuasori come quelli che ci sono per le strade, ma anche lì probabilmente non è la soluzione esatta, perché anche il dissuasore compromette stressa la meccanica in maniera importante. Quindi vedremo i tobleroni, poi che hai detto tu l'ultima volta che abbiamo visto erano deleteri, vedremo adesso queste nuove soluzioni che applicheranno. Speriamo anche a Monza, che stanno in questo momento rifacendo tutta la pista, e vedremo asfalto nuovo, cordoli nuovi, tutto nuovo, vedremo se avrà speriamo pure trovato una nuova soluzione. Non l'abbiamo sentito, ma io l'ho sentito da Arturio. Sì, ma certo, vabbè, ma ci sono state tante novità, ma a parte questo, io penso che, adesso tu vorrei entrare nel nuovo discorso, perché il nuovo discorso secondo me è praticamente tutto ciò che ormai Liberty Media vuole fare di questa Formula 1. E questa Formula 1 da Netflix francamente a me non mi fa impazzire, vi dico la verità, cioè, e qui entriamo un po' nel discorso tipo, non so, Steiner dall'inizio, che la Haas quasi non si è capito per quale motivo. Alla fin fine il buon Gunther Steiner, che adesso vi dico anche che andrà in RTL, farà poi il commentatore per la televisione lussemburghese, per alcune gare, non tutte, ma alcune gare, quindi ritornerà in pista per quello. Ma non si capisce perché Haas era quasi indispettito della notorietà che Gunther Steiner aveva assunto, e invece sembrava che guardasse di più la televisione, il suo programma che giustamente andava in onda su Netflix, su Survivor, quello che era il famoso filmato eccetera eccetera, che producevano all'interno del Liberty Media, ma che poi alla fine invece sia stato più meno attento a quello che succedeva in Haas. Questa era una cosa. Poi dopo Arwalta c'è venuto tutta una serie di altre cose allucinanti, e tra cui veramente quella che poi è il clou, perché vedremo cosa succederà giovedì, se ci sarà Christian Horner o no all'interno della Red Bull. E questo secondo me è il punto che te lo manda allucinante, perché io se fossi Christian Horner avrei già mollato da tempo, quantomeno, giustamente, non so, avrà giocato al meglio le sue carte, però mi sembra una cosa abbastanza bigotta quella che è successa, se effettivamente, perché non sappiamo se è vero. Non sappiamo a chi avrebbe mandato queste eventuali foto, questo embarrassment, come si chiama, a chi all'interno della squadra. La lotta, e questo lo dicevamo già l'anno scorso noi, la lotta che nessuno ci credeva, che era la lotta interna tra Marco, ma soprattutto tra, una volta che è morto Matesic, Marco e soprattutto tra il vero proprietario della Red Bull, che può essere questa famiglia tailandese che evidentemente è quella la quale è la maggioranza, perché è il 51%, e gli eredi di Matesic eccetera eccetera, e qui si è scatenata secondo me una guerra in famiglia, tenendo presente però una cosa,
io sto con Marco, ma non perché, ma perché Marco ha fatto la Red Bull, prendiamoci chiaro. Marco, ecco lui, e scusatemi, io sto con Marco, e sto con Horner, perché effettivamente Horner è colui che ha fatto la Red Bull, è colui che ha costruito veramente la Red Bull fin dall'inizio. Ha coinvolto Marco, ha coinvolto dopo tutti quanti, ma all'inizio ha coinvolto soprattutto Newey. Cioè, ragazzi, cioè, non dimentichiamo, e ha vinto immediatamente 4 titoli con Silver Vettel. Quindi, cioè, voglio dire, veramente, secondo me, lasciare fuori Horner è una follia. Io la penso così. Arturo? Allora, adesso devo rispondere alla prima domanda. Quella dei Cordo. Io non metterei più i Cordo di base. Ritornerei agli alberi e ai muretti, perché vi spiego il perché. I Cordo sono stati creati a metà anni 70 proprio per evitare di fare disastri. Prima personali ai piloti, che quando andavano contro un albero o un muretto, una spalletta, un muretto si faceva male, e creavano dei danni enormi alle automobili. Allora hanno tolto quello che era di pericoloso e hanno fatto i cordoli. Ma i cordoli sono studiati per delimitare il nastro nero d'asfalto. Non bisogna uscire sui cordoli. Poi dopo hanno preso anche l'abitudine di saltarli. Questo è sbagliato. La pista, i tempi, se si è bravi, bisogna fare le curve, non andare dritti. Bisogna fare le curve. E lì trovi veramente quelli bravi che arrivano a frenare a 10 cm. E adesso cosa succede? Uno può sbagliare anche di 3 metri a fare una frenata. Dopo perde 2 secondi perché va dritto, accende la sigaretta, rientra in pista e fa tutto questo. Questo è già un argomento che non va bene. Visto che siamo nella tecnologia avanzata, si devono mettere dei sensori sul corpo che al di là della vettura, del nome che porta, al di là del corpo, quando uno va lì sopra e fa accendere un LED, è come se ci fosse un albero, sarebbe rimasto lì. Con la fortuna invece, quindi devono togliere tutti i tempi, e se uno lo fa 3 volte in una sessione di prova, li devono andare a casa. Questo io intendo. Se non è una causa giustificata di un guasto meccanico, che oggigiorno lo vedo molto, no, molto difficile. Questa era la prima risposta che volevo fare a Patrizio. Poi qual era l'altro argomento? No, l'unica cosa che volevo aggiungerti, quella è che purtroppo questa cosa purtroppo l'hanno fatta. E ti ricordi cosa è successo in Austria? È successo in Austria che praticamente c'erano 100 volte, 100 piloti che sono andati sul LED. Disastro. Esatto, ma attenzione. Ma perché? Perché non è più sport. È un interesse politico, economico, commerciale. Di conseguenza, quei 3, 4, 10 signori, se non spegni per non fare, lo uccido. Cosa fanno? Si mettono al tavolino. Sono come certi politici che non sanno di che cosa è l'argomento. Dettano delle regole perché gli torna comodo per la pubblicità, per la visione, per tutto. Invece le leggi o i regolamenti, anche per nella vita normale, non è che voglio fare il politico perché non sarei capace. Bisogna mettere a quei posti di comando gente, come lui ha fatto riferimento con la Red Bull, per esempio, Horner. In Abarth c'era Carl Abarth, in Ferrari c'era Ferrari con Chitti, poi Forghieri, poi Chitti ha fatto l'altro, cioè persone competenti, non uno perché e lo mettono lì e decide e non voglio andare avanti, perché sono che mi prendo qualche querela in otto, che quello che dico, sempre dando qualche suggerimento, qualche idea, qualche proposta, la documentazione per difendere, per cui il problema va risolto molto molto bene. Ma non lo vogliono risolvere forse? No, beh, devo dire la verità che tra le varie altre cose che sono successe, hanno cambiato due dei personaggi chiave all'interno del film. Scusa se mi interrompo. Tornando ai Tombini, era quello che sì, mi ero dimenticato. Sì. Lì non c'è bisogno di inventare niente, perché già negli anni 60, a Monte Carlo, che era i Tombini, tra l'altro larghi così che se uno passava in bicicletta si inzuccava che si guardava. Li saldavano con la saldatrice elettrica. Poi terminate le gare per poter ispezionare i tombini con il flessibile pulito. No, per cui chi ha la Svevia è stato l'anno scorso del tombino. Sì. Ma ti rendi conto in America che loro pretendono di dire che hanno inventato il mondo, che in parte è vero. Sì, è vero. Si sono persi per una roba del genere.
Ma io, Zacchi, se fosse successo a me, col mio carattere, non solo dell'epoca, anche moderno, io gli prendevo Tombino, te lo mettevo in testa, sì, sì, ma di traverso, non in piatto. Sì, sì, no, è vero, era successo anche in Turchia, in Kazakistan, l'anno prima, cioè, sì, sì, ma voglio dire, poi si perdono in queste cose, qui cioè spendono miliardi di cose, poi si perdono in queste operazioni. Sì, no, stavo dicendo che giustamente però in FIA addirittura due personaggi abbastanza importanti, tra i più importanti, adesso non vi stiamo a raccontare i nomi a chi eventualmente verrà, eccetera, eccetera, ma sono stati praticamente tolti, cambiati, voglio dire, cambiati. Quindi staremo un po' a vedere anche cosa succederà con questo tra la direzione sportiva, con la direzione sportiva. Direzione tecnica non esiste, esatto, perché se la fanno i tecnici delle squadre. Sì, esatto, ma anche ad esempio uno dei personaggi che hanno tolto era colui il quale praticamente faceva da personaggio per quanto riguarda tutte le richieste, diciamo, doveva ascoltare tutto ciò che le squadre dicevano, eccetera, eccetera. C'è veramente una roba che francamente... Diamogli tempo. Ma qui tempo, ragazzi, qui tempo. Settimana prossima, a parte che non c'è tempo, che dice, non c'è mica più tempo. Cioè, vuol dire, se tutto l'inverno sono stati a passare alla situazione di Horner piuttosto che altre cose di questo genere, beh, scusate. Perché non hanno visto Pronti Via, non hanno sentito i nostri Patrizio e Arturio con tutti questi bellissimi suggerimenti, proposte. No, no, dubito che noi abbiamo regole. Sì, sì, comunque per chiudere. Più che suggerimenti, precisazioni su quello che già hanno stabilito. Cioè, noi interpretiamo il pensiero dell'appassionato vero, che va al di là dello spettacolo puro e proprio, tipo Las Vegas, tanto per non fare nomi e cognomi, degli americani, capito? Hanno proprio perso tutto, questo non lo vedi, ma in tanti sport, non è solo l'automobilismo, il motociclismo, in qualsiasi sport, no, non andiamo assolutamente bene. Apro una piccola parentesi, ma è molto importante. Nell'IMSA, cioè il campionato di percare americano, eccetera, eccetera, dove la 24 ore di Daytona ha vinto la Porsche, finalmente, eccetera, eccetera, hanno fatto una porcata tremenda. Che cosa hanno fatto? Nella categoria GTD, cioè nella categoria dove adesso la chiamano GT3, eccetera, eccetera, ha vinto la Ferrari e ha vinto poi anche l'altra categoria, praticamente la Porsche. Ok, si sono sentiti in dovere di dire che praticamente sia la BMW, non la Porsche, la BMW, si sono sentiti in dovere di gli organizzatori di dire la BMW e la Ferrari aveva troppe macchine iscritte. Quindi già hanno il BOP, cioè il BOP. E quindi lasciamo stare le classifiche, ma togliamo i punti. Ma cioè, vuol dire? E in più gli diamo una multa di $25,000 cada uno. Ma cioè, vuol dire, ma ragazzi, ma qui siamo alla follia umana. Cioè, perché? Perché non ha vinto la Corvette piuttosto che la Mercedes? No, non posso dire. No, perdonami, se ti interrompo. No. Perché? Adesso ve ne dico. Rilacciandoci al discorso di Patrizio e Tony, voi sapete che c'è una proposta di legge per fare un tesserino sanitario a punti? Voi non l'avete ancora sentito? Sì, sì, sì. Che secondo la tipologia del lavoro, della tua attività che svolgi nella vita, in funzione di quello tu potresti ammalarti di più in un modo piuttosto che altro, per cui tu puoi tenere o più punti o meno punti. Siamo all'assurdo. Oh, noi stiamo entrando nella politica. La politica che secondo me, io sarò un personaggio un po' contro le core, ma come me tanti altri ormai, hanno capito che siamo manovrati in questo mondo. In questo mondo di democratici, scusate che poi entro in politica, ma siamo veramente manovrati. Il che è drammatico. Qui siamo liberi di dire tutto perché qui ci sono boomer motorsport. Ma... Esattamente. Quindi, se volete dire la vostra, scrivete. Li riportiamo sull'argomento. Vai, Antonio, dammi una mano, riportiamo. Volevo no, se non si arrabbia. 10 secondi sulla storia dei condoli. È vero tutto quello che dice Arturo, e lui dice che ci vorrebbe una pianta in mezzo alla via di fuga. Perfetto. Però ci sono i condoli. Sì, per assurdo, certo. È una metafora. Sicuramente. Quindi bisogna studiare dei condoli, alla fine bassi, alti. Bisogna fare in modo che il pilota non abbia convenienza ad andare lì, perché anche se mettiamo dei dissuasori, cioè qualsiasi pilota alla fine cerca di tagliare il più possibile per recuperare dei bici.
bisogna mettere, bisogna inventare qualcosa per cui non convenga passarci sopra. Troviamo una soluzione. Soluzioni l'hanno provata in 100.000 cose. Bisogna tenere con il conto una cosa, che una volta c'erano dei circuiti permanenti. I circuiti permanenti, spesso ci sono ancora, ma sono ormai diventati quasi una minoranza. La maggior parte dei circuiti permanenti spesso ospitavano anche le moto, il che vuol dire che ci volevano anche le moto, quindi i cordoli delle auto non andavano bene per le moto. Quante volte abbiamo visto cordoli rifatti, poi dopo rimodificati, perché le moto evidentemente non potevano sopportare determinati cordoli piuttosto che le auto. Insomma, voglio dire, bene, bene. E poi non dimentichiamo, questa andatura verso tutto ciò che sono certi circuiti cittadini, come li chiamano gli americani, perché poi i cittadini hanno ben poco, perché ci sono muri dappertutto, vedi ad esempio anche alla stessa Las Vegas, o piuttosto altri circuiti, Singapore, c'erano dei grandissimi muri, altro che fare. Esattamente come sono poi fatti quelli di Indianapolis, perché parliamoci, Indianapolis non c'è la via di fuga, c'è un gran muro con le nuove barriere, e poi da ritorno. Tra la piega, io parlo così stocca. Esatto, quindi per dire, cioè, quindi è molto difficile, diciamo, mettere una regola uguale per tutti, quasi impossibile. E soprattutto perché? Perché i circuiti continuano a aumentare, le corse continuano a aumentare, 24 Gran Premi, è un'assurdità. Io sono la regola tantissimi. È un'assurdità, però alla mia epoca si faceva 12 gare di mondiale prototipi, 12 gare giusti di Formula 1. Perfetto. E quei weekend liberi, i piloti titolati, certo, venivano ingaggiati uno tanto, sì, a partecipare alla Formula 2. E poi, quando nel periodo era invernale in Europa non si faceva nulla per il tempo, si andava o fare la Germania in Nuova Zelanda, ma noi europei prendevamo, ho detto giusto, mi sono giusto. Si andava a fare la temporada sudamericana, anche, che il correre era l'ultima roba. Tornando invece a Bombay Cod, non c'è bisogno di inventare niente, bisogna applicare una regola ferrea, tolleranza zero sotto zero, perché altrimenti diventa come la politica, dove se un pilota tocca il cordolo deve essere penalizzato, ma pesantemente. La prima volta sta a casa una sessione di prove ufficiali, l'altra volta due, l'altra volta lo guarda in televisione per un premio. Sì, adesso tornando e finendo quello che diceva giustamente l'Arturo, è vero, una volta si correva dappertutto in 12 mesi, però non in Formula 1. Giustamente ha chiarito, c'erano solo 12 gare in Formula 1 e 12 gare nei prototipi. Questo è quello che bisogna rifare. Poi lasciamo liberi di andare ovunque. Non dico di fare Formula 2, benissimo, perché il GP2 ormai è diventato una monoformula, sì, ma altre cose come si usava una volta, sicuramente. Ma però, ecco, voglio dire, anche per lo stress, io sto parlando dello stress e dei costi della Formula 1. Ma pensate solo ai meccanici. Cioè, i meccanici che adesso ho visto... Ma adesso fanno le squadre separate, esatto, fanno i turni. Fanno i turni. Nella mia epoca no. Ma ne abbiamo visti anche durante i test. Ci sono addirittura tra un giorno con l'altro. Hanno cambiato la squadra. Perché? Perché giustamente ormai i meccanici devono essere in forma, perfetti, hanno provato a fare a tempo, cioè con gomme che pesano 8,5 kg l'una. Cioè, cosa dire? Ragazzi, qui i meccanici sono diventati, devono andare a fare ginnastica alla grandissima. Super sportivi. Sincronizzati. Sì, e i costi? I costi? Massaggi, palestra, c'è dietro una preparazione fisica non indifferente, perché purtroppo lo stress anche per loro è diventato veramente grande e i costi faccia del budget cap. Bravissimo, follia. Ma se ci mettiamo sempre gare, nelle gare, la sprint, la super sprint, questo mi piacciono tantissimo poi te. Solo per spettacolo. Sì, anche questo, scusi, interrompo, non voglio sembrare, però. Ma questa storia della preparazione fisica, palestra, della palestra, tutto così lì. Ma se uno nasce non super talentuoso per quel determinato lavoro, nel nostro caso, motociclista o pilota d'automobile, e rientra nella media, ci vogliono anche quelli che vogliono, ma tu non puoi pretendere che con le palestre, con i biberoni,
tu da un orso magro fai diventare un cavallo da vincere, tipo di burro. Questa è la filosofia, che non va bene. Uno deve essere conscio di se stesso, le sue capacità. Hamilton ha dimostrato di essere uno dei più bravi, Schumacher uguale, e poi dopo può essere più o meno simpatico, ma la realtà è questa. Sì, sì. C'è niente da fare. I campioni ci saranno sempre che si distinguono dalla media, ma questo in tutti i settori, ma anche nel lavoro. D'altronde non è che noi possiamo sentirci tutti dei piccoli Leonardo da Vinci. Avete ragione, sicuramente, cioè, però ormai qui c'è il tema per quanto riguarda la Formula 1, ormai tipo Liberty Media, è praticamente solo esclusivamente il denaro. Esclusivamente le squadre devono, tutto a caso, si sono addirittura diminuiti le vetture in pista. Io mi ricordo che io facevo le prequalifiche, eravamo in 36 vetture, qui siamo ormai diventati solo in 20. Diminuiscono sempre, cambiano. E solo per la divisione del denaro non hanno accettato la squadra di Andretti. E quello stavo arrivando a quello. Addirittura non hanno accettato una Cadillac, che è un Andretti, che voglio dire sono fiore di nomi all'interno delle corse, solo ed esclusivamente perché non vogliono dividere la torta. Questa è la verità. Cioè, quindi, ragazzi, qui stiamo andando, non so, è un monopolio per quanto riguarda spettacolare. Sì, vabbè, sarà, però francamente dubito che sia una cosa che può essere al di fuori di quello che è l'America, dove tutto è spettacolare, tutto è massimizzato verso la televisione, non la televisione, ma come in altri posti, ma con delle cifre pazzesche, perché ci sono 350 milioni di persone, cioè, che possono guardare solo in America, poi è tutto il resto. Cioè, però tutto il resto, secondo me, ad esempio, i circuiti cittadini in Europa non avranno più soldi per poter fare i Gran Premi, cioè, tutte queste cose. Beh, è ora di passare un po' alle due ruote, però, colgo l'occasione adesso, mi sono fermato un attimo a respirare Patrizio, perché vi ho parlato parecchio, sulla Formula 1. E non abbiamo aperto tutto quello che è successo. Abbiamo ancora tutta una bella stagione per parlarne, Patrizio. Vedremo. Quanto ne volete, veramente. Tocca un po' le due ruote, perché è vero, in MotoGP anche lei è un po' di sgoccio, rimane ancora un pochino perché ricomincia la prima settimana di marzo. Regolamenti, anche i regolamenti ormai ci sono state un sacco di discussioni e di innovazioni e poi stanno discutendo all'infinito per quanto riguarda alcune cose che la Dorna di regolamenti che ha fatto per favorire quelle che erano le marche giapponesi, cioè voglio dire la Honda, la Suzuki, eccetera, perché secondo loro erano troppo indietro rispetto anche qui a quello che ormai aveva fatto in aerodinamica la Ducati, dove praticamente ormai la Ducati è quasi un monomarca, perché ci sono 8 moto della Ducati, che vuol dire, e questo per facilitare questo evidentemente hanno dato dei vantaggi, soprattutto nelle prove, eccetera, eccetera. E anche qui però c'è un problema, le moto, secondo me, stanno arrivando con troppa aerodinamica. L'aerodinamica sta distruggendo, secondo me, praticamente modificando totalmente quello che è la filosofia della motocicletta, il modo di guidare la motocicletta, troppa ausili elettronici anche lì, e l'aerodinamica effettivamente, non dimentichiamoci che è abbastanza innaturale per le moto. Ricordiamo sempre, perché noi siamo dei boomer del motorsport, che purtroppo nel 56 le famose carene super aerodinamiche le hanno tolte tutte perché erano pericolosissime, quindi cioè dire qui non si scopre mai niente, la storia poi la ripete, e adesso a lettoncini, a lettoni, altezze, cioè frenate, allucinate. Aggiungo questo, allora quando è arrivato il periodo della Ducati che stravinceva, tutti hanno dato la colpa che sono gli unici che usano il desmodromico. Poi dopo è arrivato il periodo che ci sono troppe moto Ducati in pista, allora adesso vogliono aiutare i giapponesi. Ma il desmodromico non l'ha mica inventato la Ducati, l'ha inventata la Mercedes. Una vecchia storia. È una vecchia storia. Adesso io torno indietro di qualche giorno. Nel 55, nel 55, quando Alemán vinse, poi si ritirò. La Mercedes schiaffeggiò tutti, dopo ebbe l'incidente grosso, pericoloso,
avevano sospeso l'attività alla Mercedes, ma avevano già utilizzato il desmodromico su un motore 16 cilindri all'epoca. Tu pensa se la Mercedes non si fosse ritirata dalle corse per 20 anni. Voi pensate che Ferrari, Jaguar, Aston Martin sarebbero arrivati dove sono arrivati? Interrogativo. Ma se avessero proseguito con la loro attività dell'epoca, che erano già sulla Luna, la Mercedes. E anche lì con la Luna, allora, perché erano le prime Mercedes, poi non c'erano ancora regolamenti, erano le Mercedes a ruote coperte, e non solo, proprio a quando diceva giustamente... Posso dire una chicca? Da aggiungo, mi sono dimenticato. Il famoso Alettone. Sappiate che, il famoso Alettone, ma le Mercedes, come l'autunno, non ne verniciavano per togliere peso e per essere più aerodinamiche, cucinando la Luna. Sì, esatto, le famose frecce d'argento. Il famoso... Alettone che era nient'altro che un freno motore che si apriva aerodinamicamente in frenata. È una cosa che poi è pericolosa. Quello l'ho già provato anche in Ferrari. Sì, però pericolosissimo. Un Alettone è vero, sì. No, un Alettone è vero. Lì era proprio il cofano, ma... no? Che si alzava sulla Mercedes. Sì. Dopo c'era l'era degli Alettoni, allora. Alettone, Mauro Fumieri, sì. Scusate, se mi devo il cappello, perché tutti lo dimenticano. No, no. Io provai le prime Can-Am 6 litri 2 che usava Chris Francesco Giovanni, già lo provai nella pista di Modena, dove poi, perché avevo messo un micro interruttore che come pigiavo dall'acceleratore toglievo il pedale, mettevo il piede sul pedale del freno, in automatico c'era un motorino elettrico che arrivava poi quando il durevole si alzava l'Alettone e mi fermava. Poi ebbe un qui pro quo con questo meccanismo e decisero di togliere. Perché anche morte, attenzione, la pista di morte non si è più corso, ci sono stati 5 morti. Sì, attenzione. Era un autodromo, era un autodromo. Vi dico nome e cognome, ma comunque si sa. È vero, è vero. Siete riusciti a tornare a 4 ruote? Sì, no, ma poi c'è una valenza. No, stiamo parlando di moto con le due ruote di scorta. Stiamo parlando di aerodinamica. L'aerodinamica è fondamentale nell'automobile. Pensa nella moto. Adesso nella moto sta effettivamente riprendendo una posizione incredibile. Cioè, quindi secondo me è pericolosissimo. Ogni anno, da quando esiste l'automobile, si cerca di girare sempre in un tempo inferiore rispetto alla moto. Allora, benissimo. Negli anni 60 si girava, faccio un esempio così, 2 minuti a Monza, poi si è cominciato a girare 1,55, 1,45, 1,40, 1,30, ma fra 30 anni, se cominciamo così, in quanto tempo si girerà a Monza? Cioè, si arriva forse al limite della capacità fisica del pilota, perché ogni anno si scende, quindi tutte queste cose di aerodinamica, anche sulle moto, sono un po' delle assurdità, cioè bisogna porre un limite, un freno in qualche modo, la velocità delle moto 370, follia, cioè, ma dove vogliamo su andare? Su due ruote, ma una cosa ormai è diventata impossibile anche da pensare, quindi cerchiamo di lavorare magari sulla frenata, sull'ingresso in curva, sulla percorrenza, ma la velocità massima, ma a che senso ha arrivare a certi limiti? Quindi andando avanti mi chiedo fra 20 anni, Arturo, in quanto tempo si potrà girare un autodromo? Tu sai perché tu hai iniziato con gli anni 60 col tempio della velocità, lo sottolineo, che era l'autodromo di Monza nel mondo, era il tempio della velocità ricordato. Poi man mano è diventato quello che era. Pensa se non avessero poi aggiunto delle modifiche con le varianti, lascia perdere, belle, brutte, hanno diminuito per diminuire il tempo sul giro, perché siccome le automobili avevano delle prestazioni sempre più performanti, per la tecnologia, per i materiali nobili che all'epoca non esistevano, perché non è vero che gli ingegneri vecchi erano dei somari, perché se, ve lo dico prima in milanese, se sceppava in macchina, si rompevano le automobili, ma erano costretti a utilizzare del ferraccio da fabbro, poi con l'avvento della tecnologia, con i materiali nobili, con le sperimentazioni in laboratorio, sono diventati tutti bravi, con il computer. Una volta uno faceva
un disegno su un telegrafo, se sbagliava una riga dovrei cominciare da capo il lavoro di 3 mesi. Queste cose vanno valutate, ma per le piste, per ridurre le prestazioni velocistiche, bisogna tornare, anche se a me non piace, alle piste tipo stradale, lente, perché le piste veloci, vedi che anche a Monza adesso la stanno rifacendo tutta, ma non resterà più il tempio della velocità. Vedrete, perché si devono adeguare, perché altrimenti con queste automobili, qui possono, se io già in Spagna, vi racconto un piccolo episodio, in Algerama, che è una pista tipo cardromo, giusto? Il problema è che ancora un po' il tempo. Sì, un secondo. Io toccai per errore il tornatino, la ruota posteriore di Price, che era davanti a me, con lasciato, io l'ho preso, ho piegato l'alettone, alla curva dopo, quella della Dalla, io ho decollato. Via pari il guardiano, meno male, perché se avessi preso il guardiano nei denti ero morto. Durissimo. E atterrai su una schiera di fotografi, per fortuna nessuno si è fatto. Bombicinini. Bombicinini, sotto mezzo morto. Ma veramente sono cose vere. Non ricordo. Documentabili purtroppo, hai capito? Mi direi che dovranno inventare qualcosa. L'unica cosa che c'è da inventare, secondo me, è tornare indietro con le cilindrate, non c'è niente da fare. Cioè, le moto sono diventate delle moto che sono troppo potenti, hanno una cilindrata assurda, e quindi tutti parlano. Per non parlare di pneumatici. Poi dopo, certo, i pneumatici non tengono più, l'aerodinamica poi aumenta, cioè, e tutto ciò che è questo, cioè che poi la dinamica è fatta in funzione anche di quello che è la frenata, i pneumatici devono sopportare questo nuovo problema che è sorto proprio per la dinamica, cioè, in frenata, e quindi, cioè, è inevitabile, bisogna tornare, una volta si perdeva con i cinquantini, il campionato del mondo per i giovani piloti era uno dei 50 cc e poi è diventato 60, cioè voglio dire, poi dopo 125, benissimo. Che però 125, 250, 500 per arrivare a mezzo litro, che quando siamo capito, che quando, fin quando abbiamo praticamente, sono stato anch'io nel moto mondiale fino a quei periodi, cioè vedere, era già una moto 500 che figurasse, come quella, e dopo ho cominciato a 800, 1000 superbike, ma questo cercare così tanta perfezione, questo limite non serve, porta a perdere passione, ma piacere. Non serve a nulla, non serve a nulla, anche perché attenzione, costruisco una volta, le moto erano anche fatte per divertimento per i giovani, per coloro i quali per strada volevano divertirsi con delle moto anche potenti, ma avevano un limite di cilindrata. Adesso diamo in mano degli oggetti che sono veramente degli aeroplani a gente che fino a ieri magari ha usato un motorino elettrico. Cioè, attenzione, io questo non lo capisco. Magari il tram. Cioè, assurdo, io questo non lo capisco. Anche le carri costruttrici. Ok, lo fanno per discorso, ma però che cosa serve? Ragazzi, cioè, voglio dire, a parte che è pericoloso geologico, ma anche coloro i quali sono i tuoi utenti, coloro i quali tu andai, ma è bella, certo, tu dici, come lei, un conto è l'automobile, dicevo, ho il sogno di comprarmi una Ferrari perché vuole la Porsche, per esibirla, non per esibirla, ma se no, cioè, voglio dire, ragazzi, le moto sono due ruote. Sì, quando cadi anche da fermo ti fai male, ve lo assicuro. Provato sulla mia pelle, due ruote, parliamo anche di Superbike, perché si è appena disputata adesso la prima gara del campionato di Superbike a Phillip Island e a podio in gara 1 3 italiani. Patrizio, illumina. Iannone è tornato a podio, invece in gara 2 abbiamo visto una Kawasaki in pole position con l'Ox. E poi abbiamo visto Bautista e Petrucci. Esatto, sì. Sono tutti ex, che magari gente che ha già corso nella moto mondiale. Certo. Attenzione, che sono tutti che hanno una certa super esperti. Super esperti. Anche lì c'è una grossissima guerra. Evidentemente Bautista con la Ducati purtroppo è caduto, ma però voglio dire, era diventato anche lui colui che ha dominato il campionato Superbike. Pare che adesso invece la Kawasaki si sia un po' risorta, perché in testa con questo Lawson. Praticamente dopo c'è anche il fratello. Due prime gare, sì, il fratello effettivamente è un po' meno performante di allora, però rimane il fatto che la Kawasaki in questo momento è davanti, e cioè è riuscita a passare momentaneamente in classifica ufficiale del campionato, e poi c'è anche lì una pletora di Ducati, e cioè che evidentemente
e molto della tecnologia è passata anche, non tutta, tanti ma team satelliti. E poi anche tanti team satelliti e tanti piloti evidentemente sono passati dalla MotoGP. Quindi cioè, staremo a vedere, adesso vedremo poi esattamente nelle prossime gare. Sono curioso di vedere cosa succederà proprio nella MotoGP, perché quella secondo me era un'altra delle cose molto molto interessanti da andare a vedere, con questo che tutti quanti vogliono Marquez che dovrebbe emergere e dimostrare, lì sarà, lui per me durante le prove invernali è stato molto abbottonato, insomma, non ha fatto cose speciali, vedremo se effettivamente non ha perso lo smalto completamente, se questa Ducati, che sia la versione 2003, che sia la versione 2004, perché poi qui tutti parlano, dicono, va benissimo, o se effettivamente sarà lo stesso livello di un Bagnaia, e tutti a livello, per l'amore del cielo, il pilota sicuramente è lui ancora il migliore secondo me sulla piazza, però bisogna vedere se effettivamente riesce a vincere le gare. Manca poco, Patrizio, resisti, anche perché adesso pronostici, perché ormai siamo qui al pronti via del Formula 1 in Bahrain. Si fa tipo tu hai un colore così a caso, vero? Questo colore mi ricorda un attimo un po' Red Bull, eh? Lì abbiamo un po' verde all'orso. Prima di Red Bull, c'è sicuro Philip Morris. Okay. Che è abbastanza un colore che io ho ancora sul casco, non è a caso che la Sparco abbia fatto questi strani. Dai, che arriva. Facciamo un pronostico. Sì. Tre nomi per tutti e tre. Faccio il pistone, io al primo. No, a parte no. E così, per il momento, è tutto imprevedibile, perché non sappiamo... Non hanno svelato molto. Io personalmente, non so, Patrizio o altri, se sanno qualcosa in più. Si sono, come dissi prima... Più favorito su questo circuito, magari. Nelle presentazioni, nei test, si nascondono tutti. La realtà la vedremo solo alla prime qualifiche del primo Gran Premio. Allora si potrà già fare una pseudo scaletta di possibili protagonisti, non vincitori, perché poi vince un'altra cosa, ma chi sarà più o meno competitivo, perché vedete, dal giorno si vede la mattina, e se una cosa nasce male o storta, è difficile addrizzarla ad un'altra strada. Oggi come oggi, all'epoca sbagliavi il luogo, oggi perché lo facevi nascere rotto, ne facevano domani intero, adesso non lo fai più, perché già stanno lavorando per le vetture del 25, attenzione. Poi cambierà. I nostri boomer non si vogliono proprio sbilanciare. No, ma c'è la terminologia, una cosa che cambierà assolutamente poi il regolamento, quindi le vetture rimangono solo esclusivamente ancora solo per un anno, poi, e quindi ok, la lotta in questo momento è solo cosa. Se la Ferrari o a qualche un altro riesce ad arrivare più o meno molto, sempre più vicino o superare la Red Bull. Superare non penso. Ecco, vi dico solo due tempi. Nei test in pre-season, praticamente il giorno 3, Leclerc ha fatto 1.33.22. George Russell con la Mercedes ha fatto 1.33.68. 0.046. Ok, poi il terzo addirittura è saltata fuori una Sauber, addirittura con Zhou, che praticamente è arrivata anche lui a 3 decimi. E francamente non lo capisco, cioè poi Verstappen invece è arrivato a 4 decimi da Leclerc durante questo ultimo run che hanno fatto. E tu pensi che Verstappen sia il limite? No, io no. Verstappen nel senso del Bull, tutti proveranno, evidentemente hanno provato, voglio dire, in questi 3 giorni per mettere, innanzitutto, sistemare le vetture nuovissime che sono state fatte, quindi, e poi però la vera cosa ci sarà. Io di pronostici. Sì, perché a breve c'è la gara, anche fino, se ne prove l'hanno fatte l'altro ieri. Esatto, fino a venerdì. Non farei nessun problema. Allora cambierò domanda, ve ne faccio una più semplice. Quante bandierine rosse vedremo alzate? Quello tante. Allora, quella è la speranza. Sì, alla fine fare pronostici, vabbè, è sempre difficile. Utopia. Anche perché non hanno ancora cominciato. Quello che mi auguro è che non ci sia un dominio assoluto come quello che c'è stato fino ad oggi.
Speriamo che sia la Ferrari, che la Mercedes, più competizioni, va bene, ci lavoriamo tutti. Più lotta e almeno ci godremo meglio lo spettacolo. Bene, noi ritorneremo qui a commentare quindi la prima gara di Formula 1 in Bahrain insieme a Arturo, Patrizia e ovvio Antonio. Se ci dedicherà ancora l'onore di essere qui insieme a noi, sempre qui la concessionaria. Sulla sedia, sullo scalo, lo leghiamo. Proviamo così, fa la prova comfort per qualche giorno, per una settimana. Sono comodissime queste poltrone. Avete provato anche il cuscinetto qui dietro? Ah, assolutamente. Io sì, grazie, mi sono fatto un assetto. Per vedo come qua tutti più rilassati, più tranquilli. Vicino, non ho mai visto così vicino, l'ho spostato più in basso perché il mio modo di guidare è sempre così. E se io lo dovessi tirare alla giusta altezza mi darebbe fastidio, ma io sono anomalo nella vita, nella mia posizione. Infatti tu vedevi il casco in alto e basta, e poi non vedevi niente, non vedevi neanche le mani nel volante. È proprio piegato, sdraiato. No, lui sembrava che lui andava con le stelle, però anche di giorno. Però non ho mai tamponato nessuno. No. Va bene. Grazie a tutti, noi ci ritroviamo qui a Pronti Via! Un saluto dalla concessionaria Autoroma di Giussano, da Arturo, Patrizio e Antonio, un bacio da me e alla prossima! Ciao! Ciao ciao! Saluti a tutti! Quindi, pronti? Via!